Dopo che abbiamo mandato via con la nostra presenza le ragazze che lavoravano, diciamo così, sulla via De Gasperi quest'inverno, dopo un periodo di calma si sono rappresentate quattro ragazze rumene che cercano di esercitare il meretricio sulla via De Gasperi di notte e qualcuna cerca anche di giorno. È una cosa inaccettabile, noi non possiamo fare altro che scoraggiare i clienti, disturbare il loro lavoro a orari possibili e compatibili con chi lavora, con persone normali che fanno una vita normale, quindi almeno a mezzanotte, l'una, presidiamo la strada, poi gioco forza, loro riprendono possesso. In ogni caso sono molto arrabbiate con noi. Come l'altra volta, la prima sera e la seconda, noi diciamo i protettori, per dire uomini del loro giro, ci hanno ronzato attorno, guardandoci male, fotografandoci, eccetera. E poi piano piano sembrano solo meno presenti. Poi tra l'altro lo scorso anno avevate chiesto ed ottenuto anche un incontro con il sindaco di Pescara Marco Alessandrini. Passato un anno, cosa è cambiato? Niente, il sindaco Alessandrini ci ha promesso l'installazione di telecamere a controllo delle soste dei clienti e successivamente ha emesso un'ordinanza che punisse chi si fermava a contrattare con le prostitute. Il problema è che l'ordinanza scaduta in febbraio non è più stata rinnovata e le telecamere non sono mai state installate. Lei è uno dei residenti di Via De Gasperi, tra l'altro si sente anche dall'accento, originario di Milano, vive a Pescara da diversi anni. Per motivi di famiglia si aspettava di dover far fronte anche a questo problema qui in città. Ma la prostituzione è una piaga che c'è dappertutto, anche dove ci sono le case chiuse accettate, tipo Germania, in Svizzera, la prostituzione di strada esiste. Il problema è che viene confinata nei luoghi, diciamo, del divertimento. Queste sono vie di borghesi, di residenza. Non possiamo pensare di avere la nostra vita controllata dalla malavita organizzata, perché non dimentichiamo che queste ragazze sono gestite da una malavita organizzata che ha altri scopi, oltre a quello dello sfruttamento della prostituzione, ma del racket, dei furti negli appartamenti e nei garage. È una cosa che noi non possiamo accettare.